Fiorentina-Juventus 1-2, la partita si è conclusa pochi minuti fa. Allora, molti mi hanno chiesto il mio commento a caldo sulla questione, non c'è problemi, lo faccio ora. Allora, sono frastornato, fatemi ordinare le idee. Avevo parlato in un altro mio video, metterò il link in descrizione, dell'epica rimonta della Juventus, che era partita praticamente spacciata all'inizio del campionato, poi c'è stata la rimonta che sappiamo tutti, ha battuto tutti e si aggiudicherà il quinto scudetto consecutivo. Cosa devo dire di Fiorentina-Juventus che si è appena conclusa? Non me ne frega nulla intanto del becerume che sento, tipo avete perso il rigore, ladri, il rigore non c'è, il rigore annullato. Non è questa la questione. La Juventus merita il suo quinto scudetto consecutivo, parliamoci chiaro. La Fiorentina poteva non perdere, anche vincere la partita. Quello che voglio porre alla vostra attenzione, ragazzi, a parte il tifo da stadio, queste cose qui campanilistiche che ci sono, diamine, ci sono anch'io dentro come tifoso, ma qui abbiamo un caso pazzesco, un caso, c'è chi dice che c'entri il malocchio, no, qui è un caso di psicologia sociale che andrebbe studiato, la realtà della Fiorentina e della Juventus. Da una parte una squadra che ha vinto due scudetti in tutto, da un'altra una squadra che ne ha vinti tantissimi. Io non so, è una questione di psicologia collettiva, di mentalità, che non cambia al cambiare dei giocatori, degli allenatori, si ripropone sempre uguale. Questi qui, bianconeri, sono inumani, sfruttano ogni centimetro, ogni occasione. La Fiorentina non sarebbe più debole come squadra della Juventus, non lo è come storia, ha avuto dei grandi campioni, non lo è come città, non lo è come tifosi e non lo è quando, nella pratica, quando li vedi giocare insieme. Li abbiamo visti oggi, erano la stessa forza, la Fiorentina poteva pareggiare anche vincere, ma alla fine vince sempre la Juve. Qui è una questione di mentalità, sembra un film vedere la partita di oggi, cioè cavolo, la Fiorentina gioca, riesce a pareggiare, pochi secondi dopo, un minuto e qualcosa, si rifà fare il 2-1. Ma non è normale, non è la prima volta che succede, è una questione di mentalità, di psicologia collettiva che riguarda tutti, la società, la città. E poi diamo, il rigore lo sbaglia, e io ero convinto che lo sbagliava, e poi riprende la palla e Buffon la ripara, d'accordo, Buffon è un grandissimo portiere. E poi la traversa, d'accordo, sfortuna, ma non è solo sfortuna, non è solo questione di valori. Qui c'è un affascinante quesito che invito gli esperti di psicologia sociale a studiare. Il caso della Fiorentina e della Juve. Due squadre circa uguali, ma una non vince mai e una vince sempre. E non succede solo per le squadre, succede anche per le persone. Bisognerebbe chiedersi cos'è che rende una realtà vincente e una realtà perdente. Ragazzi, che dire, continuiamo a impegnarci, forza Viola, e alla prossima. Vi aspettiamo in campo, bianconeri, ciao!